Secondo incontro, ieri nella chiesa dell'Annunziatella, volta alla conoscenza della storia antica della Sicilia e più in generale delle terre che si affacciano sul mar Mediterraneo. A presentare il nuovo saggio, Il Mediterraneo, oltre al jihad delle crociate, il professore Carlo Ruta, che propone una riflessione sulle relazioni storiche dell'Europa e del mondo islamico, complesse e ricche di sfaccettature, sul Mediterraneo, quale area di connessione di etnie e di saperi. Il Mediterraneo, sottolinea l'autore, è stato presentato sempre come un mare di conflitti, di scontri e di guerre. Ma viene tenuto in scarsa considerazione il fatto che il Mediterraneo è anche un mare interculturale di contatto tra i popoli. La storia ce lo dimostra. Abbiamo visto come la contaminazione tra le culture è molto forte. Nella nostra epoca vengono valorizzate le ragioni dello scontro, in realtà quelle dell'incontro hanno una base storica maggiore. Il Medioevo, conclude Ruta, viene considerata come l'epoca dello scontro per eccellenza, invece proprio da quel periodo arrivano a noi messaggi importanti di pace e di dialogo. Una serata ricca di spunti e riflessioni, ha detto il presidente dell'associazione culturale Mascali 1928, Leonardo Vaccaro. Cristianesimo ed Islam hanno alternato lunghi periodi di pacifica convivenza a brevi periodi di conflitto. Il dialogo e la reciproca conoscenza sono gli unici mezzi per superare le attuali incomprensioni. Un esempio mirabile di dialogo la visita di San Francesco al Sultano d'Egitto durante la Quinta Crociata. L'evento a cui ha preso parte anche il vicario generale della diocesi di Acireale, Monsignor Giovanni Mammino, è stato organizzato dalle associazioni Archeoclub, sezione comprensoriale Area Ionica Etnea, un'altra storia in Mascali 1928, con il patrocinio del comune e la collaborazione della parrocchia Santa Maria dell'Itria, retta dall'arciprete Don Carmelo di Costa.